ormai è un'ora. La cosa corretta e giusta sarebbe che andassero a ricostruire i volumi che possono ricostruire lì dove nel tratto tra queste due case, che è già compromesso e non è più agricolo di fatto, anche se ha una classificazione di agricolo, ma è perso l'agricoltura. Invece la campagna retrostante è sempre stata agricola e dovrebbe essere salvaguardata. Questa zona, che ora ha un aspetto abbastanza brullo, è una zona a destinazione agricola E2, ovvero per l'agricoltura di pregio, ed è anche vincolata dalla legge 1497 del 39 come bene ambientale e paesaggistico. Siamo con Flavio e Gianni del Comitato per la Salvaguardia del Colcavalier e di Valline della Pian di Castrodardo per capire cosa sta succedendo in questa zona del Bellunese, dove si vuole cementificare sul versante est del Colcavalier, zona che il piano regolatore comunale destina ad area non edificabile e agricola e anche di vincolo paesaggistico. Ci potete dire quando è nato il comitato e quale progetto di cementificazione edilizia privata vi state opponendo e come si è evoluta la questione in questi anni? Il comitato è nato appena si è capito che questo folle progetto di lottizzare un'area agricola, costruendo, allora si parlava di 13 unità immobiliari, non era una pura fantasia, ma era una cosa che veniva ritenuta possibile. Eravamo nell'aprile del 2012, stava scadendo l'amministrazione precedente, guidata dal sindaco Prade, e si andava verso le elezioni. Allora il comitato, non potendo accettare, ritenendo assurdo un simile progetto che pareva del tutto illegittimo peraltro, si è attivato, ha raccolto oltre 40 firme di abitanti della zona e si è attivato verso l'amministrazione comunale e poi anche in periodo preelettorale ha sentito e ha riunito a Castioni tutti i candidati a sindaco, i quali tutti, dal sindaco Prade a tutti gli altri candidati, compreso Massaro, compreso Colle, non era venuto ma aveva mandato una lettera di sua completa contrarietà, e tutti quanti, la candidata Bettiol, e tutti quanti si erano manifestati fortemente contrari. Il progetto in questione nasce dall'esistenza di fabbricati dismessi da un'impresa che ha avuto un tracollo un'impresa di costruzioni edili e un successivo vendita all'asta dei suoi beni da parte del curatore fallimentare. La società che ha comprato questi immobili ha presentato questo progetto dove prevede di ricostruire quei volumi in base al piano casa regionale, questi volumi utilizzando anche i premi fra virgolette che si danno nel momento in cui i nuovi fabbricati sono alto contenuto energetico eccetera, ma costruendo questi volumi non più nella zona già al piede del colle già compromessa dai fabbricati esistenti e dismessi, bensì trasportandoli, tirandoli via da là e prendendo tutto il volume incrementato e spargendolo in un'ampia campagna, sono più di 2 ettari, quasi 3 ettari di campagna che è sempre stata agricola, che è alta nel colle, che è vincolato come bene paesaggistico ambientale e da cui si vede la città di Belluno, si gode un bel panorama e dove evidentemente questi fabbricati varrebbero nel mercato molto molto di più. E questa operazione sembrava del tutto assurda, impossibile, invece qualcuno, basandosi su piano casa, ha pensato che potesse essere anche fattibile
poi la cosa è andata avanti fino alla recente adozione di un piano ben più limitato, ma comunque distruttivo. A mio avviso il piano casa è una legge molto subdola. La gente crede che il piano casa serve per mettersi a posto la propria casa e così dovrebbe essere. Però in come è scritta, che è molto complicata e complicatissima, tanto che anche gli uffici comunali non sapevano più come arrabattarsi su questa cosa, perché non è neanche facile capire. Ma in come sta scritta la legge, purtroppo è scritta forse volutamente, probabilmente volutamente equivoca, ma il vero obiettivo dei piani casa non è quello di dare la possibilità a chi ci abita di allampiarsi o di fare cose, bensì è un vero e proprio progetto politico sotto sotto, forse non capito neanche dai stessi consiglieri regionali che l'hanno approvata o hanno collaborato a approvarla, per andare a costruire proprio nelle zone agricole, perché le zone agricole sono quelle che costano meno e sono quelle che dove magari sono su località particolarmente belle, dove si può costruire case, sì, ville e non i soliti appartamenti. E quindi, a mio parere, c'è un vero e proprio progetto politico sotterraneo, non lo dicono, ma così risulta, di andare ad aggredire proprio le zone agricole, possibilmente le più belle. E quindi gli interventi edilizi che non sono più interessanti, perché la bolla speculativa è scoppiata e le case costano di più di quello che la gente è disposta a pagare per esse, grazie al degrado ambientale che si creano costruendole su posti pregiati, agricoli, che andrebbero preservati sia per il paesaggio sia per l'uso agricolo. Sfruttando quello, l'intervento edilizio diventa appetibile. Quindi questa si chiama esattamente speculazione edilizia. E questo è il piano casa, evidentemente pensa di avere bisogno della speculazione edilizia per rilanciare l'edilizia. Come dice il vostro striscione, la ripresa economica non si ha attraverso le speculazioni edilizie, ma attraverso attività intelligenti e non gli sprechi ambientali, ma magari al recupero di quello che c'è già. Non si può pensare di ripartire una società che è finita così male, che stiamo facendo, pensi di salvarsi bruciando quel poco di buono che Dobbiamo ripartire dalle nostre radici. Perché non è dal cemento che noi si mangia, ma è dalla terra che si mangia. Una volta che noi abbiamo distrutto quel poco che resta, non abbiamo più in mano niente. Questa è la triste realtà, dove la gente dovrà fare un passo indietro, tornare alla terra, tornare ai prodotti della terra, perché solo coltivando la terra e sapendo quello che tu produci, che tu mangi, questo è un valore Questo aggiunto sicuramente. che è un valore aggiunto che stiamo perdendo, ma sicuramente bisogna invertire ten la tendenza a queste grandi speculazioni che non portano da nessuna parte, solo a un bene immediato. Invece i progetti bisogna farli nel lungo periodo, non prendere a raffare E basta. quello che si può, e cioè, è importante secondo Storia noi nostra. la storia di quelli che ci hanno Eh sì, preceduto e che in fondo siamo diventati e grandi col in lavoro. fondo ci avevano visto bene perché loro hanno sempre cercato di tutelare il territorio, di costruire in un angolo Certo. del prato Sì. per salvaguardare la campagna, no? Invece noi cosa abbiamo fatto? Le campagne più belle, le abbiamo cementificate con capannoni che poi adesso sono là dismessi e sono delle cattedrali nel deserto che. Nella vicenda compaiono delle anomalie. Una società agricola, Rizzidoriana, SAS, compra un terreno agricolo per costruire delle villette di edilizia privata. Sì, questa
È una cosa che pare, appunto, pare molto molto strana, perché questa sedicente società agricola Rizzi-Doriana, con sede, almeno così appare sui progetti, Colcavalier non esiste proprio. In tutto il Colcavalier non esiste nessuna società agricola, tantomeno di Rizzi-Doriana. Ecco, peraltro non avrebbe senso che una società agricola facesse un intervento residenziale, perché questa è una vera e propria lottizzazione residenziale, quindi siamo nel mercato edilizio, non nella coltivazione dei fondi. Ecco, per cui sarebbe un po' contro natura per una società agricola andare a costruire, a rovinare una campagna per vendere le case. Io non so neanche perché l'abbiano chiesta in questo modo, probabilmente per ragioni fiscali, non lo so, altre ragioni. Oppure per creare una certa suggestione agricola, ma di fatto io non capisco. Ma comunque credo che i fini dell'esame urbanistico a pratica non cambi nulla, ecco. Secondo noi il diritto di queste persone di ristrutturare queste case, ristrutturare anche mediante l'abbattimento e la ricostruzione di queste case, c'è, ma può essere senz'altro limitato dalla giunta comunale nel luogo, nella parte di territorio agricolo, ma già compromesso all'edificazione, ovvero più o meno all'incirca laddove si trovano i fabbricati attuali. Non capiamo per come mai si sia lasciato pensare, e questo è un fatto politico, non un istruttorio, perché purtroppo il piano casa è fatto così male o è così subdolo da de non definire un lotto. Ma visto che questo piano, questo PUA, viene approvato da un organo politico che è la giunta, perché non gli si dice, non gli sia sempre detto questo, che vadano a non rovinare il nuovo territorio agricolo? Sicuramente sarà da continuare la lotta, la battaglia con tutto quello che abbiamo a disposizione, tutti i mezzi che abbiamo a disposizione di informazione e no, sì, a disposizione per Evitare evitare uno questo scempio. scempio, insomma, che sembra evidente a tutti, insomma.